Sto male, non ci credo, ho confermato che entro la fine dell'anno fiscale uscirà Switch! Ma che simpaticone che sei! Cosa? Perché? Dai, non fare il finto tonto! No, davvero, non ho capito! Ma perché sono già uscita, stupidino! Veramente mi sa che sei tu che non hai capito, io parlo di Switch, ma... Esatto, io sono Switch, o meglio, io Switch OLED! Sì, e lo sappiamo, ma... Dai su, basta scherzare! Ma nessuno scherza, parlo di Switch 2! Cosa? Ma che dici? Sì, è la nuova Switch, non te l'hanno detto? No, infatti, dai, è impossibile questa cosa! Fidati, sono fonti ufficiali! Ma non ci credo, dai, sarei tipo sul lercio! No, no, mi dispiace, ma tutti i siti di tecnologia attendibilissimi! Ma sì, ma magari è una fake news! Ma figurati, e poi mica ci sarei cascato! Devo ricordarti di quando hai creduto che fosse uscito il Game Boy Advance SPS e poi si è rivelato un'imitazione cinese? Beh, ma ero piccolo, e beh, come lo sai, scusa? Sai, tra console ci parliamo! Certo, solo le mie, però! Guarda che è una fortuna! Punti di vista! E comunque, senza dichiarare ufficiali, io non credo a nulla. Ma veramente una dichiarazione c'è? Che cosa? Sì, sì, te la leggo se vuoi. Fai pure, voglio proprio sentire questa invenzione giornalistica assurda. Certo, allora vado. Questo è Furukawa, presidente Nintendo. Grande press. Faremo un annuncio sul successore di Nintendo Switch entro quest'anno fiscale. Boo, press. Sono passati più di 9 anni da quando abbiamo annunciato l'esistenza di Nintendo Switch nel marzo 2015. Grandissimo annuncio, direi. Ha intenzione di commentare tutto? Sì, direi di sì. Certo, ovviamente. A proposito, vai avanti. Sicura? Sì, ormai sì, te l'ho detto, voglio sentire. A giugno terremo un Nintendo Direct riguardante la gamma software Nintendo Switch. Sì, Nintendo Switch! Fai finire? Sì, scusa. Ma tenete presente che non ci sarà nessuna menzione del successore di Nintendo Switch durante la presentazione. Ah beh, allora non la ritengono importante. Pure semplicemente presto lo faranno in seguito. Bravo, bravo, sempre negativo. Ma che negativo? So che rodi, ma è la realtà dei fatti. Come no, figuriamoci. E mia nonna è una Wii U. Ma tua nonna è una... Vabbè, lasciamo stare mia nonna. E che caratteristiche avrebbe questa nuova fantomatica Nintendo Switch 2? Te lo dico subito, vado a recuperarle. Cioè mi stai dicendo che non le sai a memoria? Ovviamente no, per chi mi hai preso per l'Alberto Angela delle console. No beh, ma allora vuol dire che non è granché, se no ti sarebbe rimasta impressa. Ma cosa c'entra? Comunque mi fai leggere ste cose o no? Oh, va bene, va bene. Allora, partiamo dallo schermo. Non mi batterà di certo. Vedremo display 8 pollici. Io 7, ma vabbè. Tecnologia LCD. Ah, io sono OLED. Con variante OLED che arriverà più avanti. Come non detto. Risoluzione 720p, davvero? Sì, ce l'ho anch'io. Vantiamocene. Vabbè, refresh 120 Hz. 60 Hz, ma andiamo avanti però, dai. Giusto. Ora andiamo al chip interno. Nvidia? Esatto. Ah, come il mio? Ma... l'Nvidia Tegra T239. Ah, il mio è un Tegra Custom, ma fa lo stesso, dai. Memoria di archiviazione eMMC 64 GB. Anche la mia 64 GB ci sono. Oppure una Samsung V-NAND da 1.4 GB al secondo. In pratica non si sa ancora la marca. Ah, non lo so, ma sicuramente sarà vicino. Certo, come no, passiamo alla RAM. Proprio necessario. E ormai siamo a questo punto, andiamo avanti. Ah, va bene. Allora, RAM di 8 GB LPDDR5. Ok, io potrei averne 4, ma non si sa mai. Dicono anche LPDDR4, ma sono cose che io non ricordo. Ma certo, figuriamoci. Ora andiamo alla modalità dock. In pratica quando sei appoggiata nel coso ti colleghi alla TV. Oh bene, qua si migliora. Ah, non sai quanto? No, aspetta, che se... supporto DLSS 2.0 che garantirà upscaling fino al 4K in modalità dock. Oh cavoli, arriva al massimo il Full HD. Te l'avevo detto. Mia, mi sa che mi batte. Per forza, se no non la chiamerebbero Nintendo Switch 2. Al massimo 0.5. Come aspetto, come sarà? Ma ancora non si sa di preciso. Ci sarà qualche esempio? Sì, qualcosa sì. Fa vedere. Va bene, ma non so quanto siano attendibili, Sì, lo so, dai, spara. Beh, la prima che ho trovato è questa. Ma per favore, dai, sembra un joypad della PS5 con uno schermo in mezzo. Una PS Portal? Ecco, quindi va quella roba lì, come si chiama? Poi vabbè, ci sarebbe questa qui, invece. Quei Joy-Con lì. Ma per favore, mi puzza di console fake del mercato. Oh, io te le faccio solo vedere. Lo so, ma fammi commentare, se no cosa siamo qui a fare? Su questo non hai tutti i torti comunque. Forza, vai con le altre. Certo, un attimo solo, e c'è anche questa. Con lo schermo
schermo che viene in fuori, ma che roba è? Ma in realtà non sarebbe bruttissima. Sì, ma si romperebbe subito. E effettivamente al primo gioco sbagliato volerebbe giù dalla finestra e non penso che durerebbe. Hai di meglio? Oh sì sì, guarda questa com'è. Che cavolo è sta roba? Addirittura un doppio schermo? Sì, sembra un po' un nuovo DS. Ma è impossibile, dai. Già, peccato, però sarebbe carino. Ma ce n'è una che almeno si avvicina? Ma c'è una che danno più probabili di altre, sì. Vediamola allora. Certo, arriva subito, eccola qui. Sì, questa sembra effettivamente più plausibile. Già, e non mi dispiace effettivamente, eh. Però non conti una cosa. Cioè? Non potrai più giocare i tuoi giochi per Switch preferiti. Ah, cavolo, è vero. Vedi. Oh, ma guarda, c'è scritto che è retrocompatibile. Ma porca. Sì, non te ne va bene una. Ti sa altro? Aspetta, ci sono degli aggiornamenti appena arrivati. Ho un po' di paura, è grave? Beh, il primo riguarda la RAM. Ma non ne avevamo già parlato. Sì, ma a quanto pare sono appena arrivate informazioni nuove. Giuro, raga, è successo davvero mentre stavo per registrare il video. Va bene, dai, dillo. Beh, si parla di 12 GB di RAM suddivisi in due moduli LPDDR5 da 6 GB e 7500 MTS. Oh, cavoli. E non è finita. Ecco, ti pareva. Si parla anche di una memoria molto ampliata. Beh, dai, ma sarà qualche mega. In realtà si dice 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Oh, assurdo, è potentissimo, non potrò mai competere. Effettivamente è un salto bello grosso, anche se solo per Switch. Cosa vuoi dire? Beh, scusami, ma non è neanche ai livelli di una serie S, che è tra le meno potenti. Vabbè, ma noi siamo più divertenti, non ce ne frega. Sì, effettivamente è vero, siete divertenti, su quello non vi si può dire nulla. Comunque, tagliando la testa al toro, dimmi, quando andrò in pensione anticipata? Che ne so io, chiedi tipo all'Inps delle console, come? Ma no, idiota, intendo quando esci. Ah, ok, ok, scusa, entro aprile 2025. Mamma mia, mi manca davvero poco allora. Ma va, figurati, manca ancora un po' e poi ti useranno ancora. Dici sul serio? Sì, certo, anche perché con quello che mi sei costata non è che t'ho preso così tanto tempo fa, eh. Bah, speriamo. Ma sì, tranquilla. Ma dopo? Come dopo? Dopo cosa farò? Ah, beh, si può sempre reinventarsi. Come reinventarsi? Sì, potresti fare un altro lavoro. Ma sono una console, so solo far giocare i videogiochi. Per esempio, il lettore multimediale. Beh, non ho uno schermo così enorme. Allora, boh, la cassa Bluetooth. Sì, figurati, così il primo manazza che mi manca mi fa pezzi. Aspetta, ci sono un centro multimediale per la cucina. In che senso? Beh, ti metto lì di fianco alla cucina e ogni tanto tu mi dici le ricette, mi imposti i timer e robe così. Ma non c'è già Alexa per questo? Ma sì, la mandiamo in pensione. Provaci e ti faccio esplodere la casa. No, ma scherza, eh. Sicuro? Ma certo. Perché stai impostando anche un timer apposta. Come? 3, 2, 1. Ferma, scherzavo. Altro? Potresti fare la cornice digitale. Cosa? Ma sì, ti metto un po' di foto, ti metto sul comodino e le fai passare mano a mano. Non mi sembra molto utile. Però arrederebbe, sarebbe molto chic. Sì, ma vorrei essere veramente utile, non un soprammobile. Potresti diventare una macchina per la creazione di meme. E come? Ti scarichi le immagini, usi qualche app e fai meme, roba simile. Non sono molto da meme. Certo, non hai il senso dell'umorismo, ovvio. Allora, che ne dici di uno strumento per il disegno digitale? Non so disegnare, sarei stata più una tipa da itis. Ah, ora capisco. Perché? Perché l'ho fatto anch'io. Ah, ok, ma te immaginavo. Perché? Nulla, nulla. Se invece facessi il portaoggetti? Scusami? Beh, posso metterti in ufficio e puoi fare l'agenda digitale. Oppure arrivo e ti appendo le chiavi sui Joy-Con o addirittura gli occhiali. O sto lì a usarti per prendere appunti. Non lo so, troppo complicato. Poi mi graffieresti tutta. Mi servirebbe qualcosa di più semplice. Più semplice dici, eh? Aspetta, ho trovato. Molto tempo dopo. Ah no, presto, è ora. Sveglia, sveglia, sveglia. Perfetto, grazie mille. Figurati, certo che però avresti potuto anche inventarti qualcosa di meglio. Ehi, avresti preferito andare giù in cantina a prendere polvere? Beh, forse da una parte hai ragione, perlomeno così mi spolveri. Ecco, brava, e mi raccomando, domani stessa ora, eh. A stasera. Fai gli ordini, capo. Da console di successo a sveglia digitale. Che tristezza. Bella ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivando la campanella, mi raccomando. E fatemi sapere se voi acquisterete o meno la Switch 2 scrivendo qua sotto nei commenti hashtag Switch 2 sì oppure hashtag Switch 2 no. Anche se mi rendo conto che manca ancora un bel po'. E inoltre vi ricordo che se vorreste essere dei veri Vano fan, vi lascio qua il link in descrizione per comprare il mio libro incredibile. Siete amanti di videogiochi?
non potete perdervelo. Non vi spoilerò nient'altro, ma dalla copertina si capisce. Bene, il video finisce ufficialmente qui. Noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts. Mercoledì, venerdì con altri video, video lunghi. Bella raga, ciao! Ah, la Switch come sveglia. Sono un genio.